Un evento di educazione ambientale si è svolto oggi presso la scuola Agrigento Centro, diretto dalla dirigente scolastica Anna Cangarrossa, al fine di sensibilizzare gli alunni al rispetto dell'ambiente e alla conoscenza dei luoghi del cuore del FAI, in collaborazione con la scuola Erolingo e l'associazione Humus, che hanno mostrato anche come si pianta un alberello ai piccoli alunni del plesso scolastico. È una proposta educativa, infatti, che ci ha suggerito sia la delegazione FAI di Agrigento, sia Eurolingue School, che avendo adottato il boschetto di Maddalusa come luogo del cuore del FAI, ha aperto anche una campagna di sensibilizzazione sul tema dell'educazione ambientale destinato a tutti i nostri alunni, i quali, sostenendo il boschetto, hanno potuto usufruire anche di una lezione conversazione in lingua inglese inerente sempre al tema dell'educazione ambientale. Io ho trovato la proposta assolutamente interessante, sia da un punto di vista personale, essendo delegata del FAI Scuola, ma anche da un punto di vista professionale, perché i temi legati all'educazione ambientale, alla cultura ecosostenibile, sono dei capisaldi per il nostro curriculum d'istituto. Per questo, come scuola, abbiamo voluto arricchire ulteriormente la mattinata, avvalendoci anche del contributo dell'associazione culturale Humus. Il dottor Alaimo Di Loro, in qualità di agronomo, ha omaggiato le scuole di piante officinali, piante aromatiche, accompagnando i bambini alla scuola dell'infanzia in un laboratorio di giardinaggio. Perché l'obiettivo è uguale per tutti gli ordini di scuola, ma sappiamo bene che veicolare questi messaggi per i bambini più piccoli può essere più utile laddove accompagnato dall'esperienza, dal laboratorio, dall'apprendimento pragmatico. E quindi una mattinata all'insegna delle attività destinate appunto a sensibilizzare tutti gli alunni sui temi dell'educazione ambientale, l'importanza e la scoperta del patrimonio paesaggistico, la consapevolezza che si può dar vita a delle piante, quindi a degli esseri viventi, e poi accompagnarli per tutta la loro crescita, abbellendo anche il nostro giardino, ovvero gli spazi esterni del nostro edificio scolastico. Come delegata FAI per l'ambiente, ho voluto attivare questa iniziativa che ha trovato un riscontro favorevole, grande collaborazione e comunione di intenti con la preside Cangarrossa, anche lei è delegata FAI alla scuola in questo caso, e quindi abbiamo messo insieme le nostre energie per creare un progetto in cui crediamo molto, che ci sembra bello, appunto perché comincia con la sensibilizzazione verso la natura, verso gli alberi, verso il bosco, a partire proprio dai bambini. Oggi i bambini pianteranno delle piante in collaborazione appunto con un'associazione di agronomi, ma impareranno anche il nome di queste piante in inglese, e questo è un po' quello che abbiamo voluto offrire alla scuola, che ha sposato il nostro progetto di adottare Maddalusa come luogo del cuore FAI. Quindi i bambini della scuola hanno votato per Maddalusa perché è un boschetto piccolo ma molto rappresentativo. Un po' può diventare il simbolo dei boschi siciliani che versano veramente in condizioni sempre più gravi. E quindi, partendo da questo piccolo bosco, possiamo pensare un po' alla salvaguardia generale dell'ambiente, alla protezione dei nostri alberi, dei nostri boschi, e spero che questo sia il primo dei tanti progetti che porteremo avanti insieme alla preside, che è molto sensibile appunto in questo senso e a queste tematiche. E si può ancora votare, non solo per Maddalusa, si può votare per tutti i luoghi del cuore, e quindi votate tutti quelli che potete, perché la Sicilia sta dando il meglio di sé in questo momento. Le votazioni finiscono giorno 15, quindi abbiamo ancora 2 giorni. Il laboratorio di oggi, Giardino al Centro, è un'anticipazione di un progetto che si chiama Il Giardino che Vorrei, che svilupperemo, quindi in cui l'associazione Humus è capofila, a cui partecipano, oltre all'Istituto Agrigento Centro, anche altre due scuole, tutta un'equipe di tecnici ed esperti, tra cui anche l'ASPI, Unità Educazione alla Salute, ed è un progetto di inclusione sociale ed aiuto ai soggetti, diciamo, un po' svantaggiati. L'attività laboratoriale prevede appunto la riqualificazione di uno spazio verde, che sarà gestito e affidato alla cura dei bambini. Quindi l'esercizio della pratica del bello attraverso la costruzione appunto del giardino
per edificare una prospettiva di futuro migliore.